In una fornace natalizia colorata a festa che ha reso l'atmosfera davvero surreale, domenica scorsa sono state però copiose soprattutto le lacrime e tanta è stata la commozione per il ricordo sentito a Francesco Tontini. Il ragazzo di Barga deceduto nell'ottobre scorso lungo Via della Repubblica dopo essere stato investito con il suo motorino. Il ricordo di Francesco si è legato all'inaugurazione, avvenuta in piazza 4 novembre, della nuova ambulanza della misericordia del Barghigiano, che è stata acquistata e messa su strada grazie anche alle generose offerte arrivate dai suoi amici, dalla popolazione e da tante associazioni, che dopo la sua scomparsa hanno sostenuto il progetto con tanti contributi, permettendo così, insieme a 20.000 euro messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, di acquistare il nuovo mezzo. L'ambulanza è stata dedicata a Francesco e porterà Francesco sulle strade percorse dagli uomini e dalle donne della misericordia del Barghigiano, che di lui, volontario appassionato di questo sodalizio dove lavorava anche la mamma, non si dimenticheranno mai. C'erano ad occupare tutta Via della Repubblica, che è stata temporaneamente di modo spontaneo e civile chiusa al traffico dalla tanta gente presente, i genitori di Francesco, la sindaca Caterina Campani, la governatrice della misericordia Carla Andreozzi, Tiziano Pieretti per la fondazione, e tantissimi giovani, tra i quali anche i ragazzi del motorino, gli amici di Francesco, che il giorno del funerale erano lì a rombare per lui sulla strada e che di nuovo hanno rombato per lui sulle strade di Fornaci.